La recente scoperta di tre quaderni di inediti del grande filosofo tedesco Martin Heidegger mette in luce il lato oscuro della cultura. I testi infatti restituiscono un pensiero sempre al confine con uno degli aspetti più ripugnanti del regime nazista, l'antisemitismo. Abbiamo chiesto al professor De Mucci la sua opinione. La scoperta di questi diari non fa che confermare questa malattia, tra virgolette, della cultura tedesca di quegli anni. Ed è la malattia che si lega alla mancanza di fiducia nei meccanismi del mercato, nella competizione, nella libertà. L'antisemitismo è uno dei tratti caratteristici dell'intelligenza tedesca prima dell'avvento del nazismo. Ed era praticata tranquillamente sia da destra che da sinistra. Di fronte alle brutture del totalitarismo, alle degenerazioni del totalitarismo, basta un minimo di consapevolezza intellettuale per starsene in disparte o comunque avere molte perplessità, e a quanto pare Insomma, la Heidegger stesso ne consapevolezza aveva moltissime. Però l'adesione al nazismo fu senza dubbio piena, radicale e documentata.